motori, 4, 5, allo spegnimento, il via della Gran Premio Australia che scatta adesso con un buono spunto da parte di Lewis Hamilton, ma ottimo da parte di Valtteri Bottas che va all'attacco, attenzione là dietro, subito un contatto coinvolto Daniel Ricciardo con Valtteri Bottas che ha avuto un ottimo spunto con Charles Leclerc che va a fare ruotate con Sebastian Vettel, grande partenza, fionda, motore, motore, motore. Il via del Gran Premio di Monaco che scatta adesso con ottimo spunto da parte di Lewis Hamilton, attenzione Verstappen all'interno di Valtteri Bottas, allunga la staccata Bottas, ah, dentro Charles Leclerc che sorpassa fatto, che sorpassa fatto, dentro ancora Leclerc, testa a testa, ruota a ruota, Verstappen che è leggermente davanti, dovrebbe lasciarlo andare, Bottas, è stata una chance, l'ha colta questa volta la Red Bull, vedremo se ci sarà qualcosa. Dietro Sebastian Vettel che arriva adesso sul traguardo, Sebastian Vettel, pole position, Sebastian Vettel, pole position, da numero uno, un grande Sebastian Vettel, due decimi, riferati allo strepitoso Lewis Hamilton, lo super Sebastian Vettel. E come un falco di nuovo Hamilton si è messo alle spalle della rossa, inseguendo il rosso, va lungo, mantiene la posizione, dietro perché ci ha provato nel misto, Charles Leclerc ad avvicinarsi, era andato un po' lungo, Valtteri Bottas gli arriva attaccato e vicino, grande gara di Leclerc che prova una cosa incredibile alla fine, è emozione pura questo ragazzo, è emozione pura, Bottas completa la doppietta Mercedes, per Charles Leclerc sul traguardo per ribadire la pole position, il predestinato c'è, Charles Leclerc, pole position, nuovo record della pista, 1-3-0-0-3, dopo aver vinto la prima, la seconda subito, consecutivamente, sono in otto, e adesso diventano nove, il predestinato vince il Gran Premio d'Italia, dopo 9 anni, la Ferrari torna sul gradino più alto, a casa nostra, Charles Leclerc vince a Monza, un trionfo, una gara maestosa, strepitosa, emozione pura, questo ragazzo, Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Italia, Bottas secondo, Hamilton sconfitto. Eccoci, ci siamo, prima puntata di commenti in griglia, dopo il weekend di gara, questa bellissima sigla che dà la carica e ci ricorda le emozioni fantastiche che abbiamo vissuto nel Mondiale 2019 con una Ferrari che a un certo punto ha iniziato a emozionare proprio grazie a Charles Leclerc, e non poteva mancare oggi qui con noi in diretta in collegamento Riccardo Passoni. Ciao a tutti, benvenuti. Che bella sta sigla, eh? Eh sì, bellissima. Ci ricorda. Ci fa tornare indietro di qualche mese. Esatto, e dà veramente, come mi hai detto tu quando l'hai ascoltata la prima volta, dà veramente i brividi. Esatto, perché sono emozioni pure, chi è appassionato di Formula 1 sicuramente potrà capire. Allora partiamo con questa prima puntata di commenti in griglia, perché abbiamo tanto da dire, abbiamo anche tanta musica da ascoltare, ma partiamo subito con, non so, così una specie di riassunto di quello, diciamo, che abbiamo visto. Di quello che abbiamo visto da sabato. Allora, al sabato abbiamo visto una superiorità netta della Mercedes, sia da parte di Bottas sia da parte di Hamilton. Un'eliminazione, come si dice, cioccante, quella di Vettel alla fine della Q2 è stato eliminato, e una penalizzazione proprio nei confronti di Hamilton decisa la domenica prima della gara di tre posizioni indietro nella griglia a causa di alcuni errori di Hamilton. Ok, quindi insomma sabato innanzitutto si è visto comunque l'inferiorità
diciamo così, ma già si era vista dal venerdì, l'avevamo detto, della Ferrari, della ovviamente, ne Ferrari, abbiamo sì. parlato, sì, è vero, ne abbiamo parlato venerdì E dicendo. purtroppo io avevo detto, però bisogna vedere domani nel Q3, a tutto motore che cosa accadrà. Non è Purtroppo cambiato non è niente. cambiato niente, No, esatto. non è cambiato niente. E soprattutto la Ferrari ha perso quasi un secondo rispetto all'anno scorso. Perché in qualifica l'anno scorso, scusate, Leclerc ha fatto la pole position in 1-3 passo. Quest'anno ha fatto il suo giro di qualifica in 1-3 alto. Quindi ha perso un secondo. Infatti l'anno scorso che poi non è stato battuto, mi sembra, neanche quest'anno il suo No, è stato record. battuto. No, è stato battuto. 1-2-9 ha fatto Bottas in qualifica. In qualifica, ok, perché era Sì. 1-3 e 3, quello che abbiamo ascoltato prima nella sigla era proprio 1-3-0-0-0. No, 1-3-0-0-3. 1-3-0 qualcosa. Sì. Ecco. Sì. È stata una delusione in qualifica. È ovvio che ce lo aspettavamo, l'abbiamo detto venerdì, che sarebbe stato dura per la Ferrari in qualifica, ma non pensavamo sarebbe stato un disastro, perché va bene Leclerc settimo, ma Vettel eliminato in Q2 e partire undicesimo. Sì. E beh, insomma, tu forse te lo aspettavi di più di me. Io te l'avevo detto che sarebbe stato difficile, una speranza. Come si dice, la speranza è l'ultima a Sì. morire, c'era sempre. Però venendo dalla Q1 di già e la Q2 si è dimostrato quello che poi si è visto. No, certo, beh, di sicuro per quanto fossi stato ottimista, neanche io immaginavo una pole position, quello no, però almeno neanche partire così, così indietro, ecco. Beh, sai, se tu ci pensi, Leclerc prende un secondo in qualifica, perché se Bottas ha fatto 1-2-9 e 39, Leclerc ha fatto 1-3 e 9-2-3, ha preso un secondo, quasi un secondo. Quindi è grave come cosa, essendo una Ferrari. Sì, è quello. Cioè, se è praticamente tornato indietro di 5 anni, di 4-5 anni, quando la Ferrari prendeva un secondo in qualifica dalla Mercedes. Sì, ma è stato proprio un disastro. La macchina piantata che non abbia comunque né spunto né accelerazione né proprio cavalli. Quindi, insomma, Eh sì. è grave la situazione della Ferrari, ecco. Sì, mi correggo un secondo perché ti dicevo già nella Q1 si diceva che nella Q1 Leclerc ha preso soltanto 4 decimi dalla Mercedes. Cioè, come si dice, la Mercedes si è nascosta durante la Q1 per dargli poi altro mezzo secondo in Q2, in Q3. Probabilmente è così. Sì, sappiamo che la Mercedes ha fatto più volte anche l'anno scorso la stessa cosa. Sì. Durante le qualifiche Q1 e Q2 comunque si sono sempre qualificati, però davano l'impressione di rimanere indietro e poi nel Q3 una volta. Il Q2 hanno rischiato entrambi. Vettel l'undicesimo, ma Leclerc era decimo. Se si migliorava qualcun altro, Leclerc sarebbe stato fuori dalla Q3. Eh sì. Io lì ho messo, come diceva Coso, come diceva Vanzini, notte fondo a Ferrari. Era notte fondo. Più che notte fonda, cioè più della notte fonda, cioè proprio che non riescono ad accendere la luce. Poi quando parleremo della gara, diremo altre cose. Però netta l'inferiorità della macchina. Sì, infatti È è. netta, netta. Sì, Cioè, è. non puoi beccarti un secondo in qualifica su una gara corta come quella di
di, scusate, dell'Austria. Dell'Austria, sì. Sì, a parte che Bottas e Lewis e Hamilton hanno più o meno lo stesso tempo, ma già il terzo si becca mezzo secondo in qualifica. Quindi più o meno tra il terzo e Leclerc ci sono 4 decimi. Purtroppo siamo a questo risultato. Va bene. Cosa E dire? è andata così, ma settimana prossima ci sarà ancora la gara sulla stessa pista. Si dice, si vocifera che la Ferrari voglia portare una nuova, già l'evoluzione che voleva portare in Ungheria, di volerla portare già alla prossima gara. Sarà difficile perché dovrebbero lavorare più velocemente per portare i pezzi. Si spera, però sarà difficile. Sarà difficile, però speriamo che la Ferrari faccia una sorta di miracolo Già, in tema di velocità e il quindi. miracolo l'ha fatto un solo pilota della Ferrari domenica. Sì, senza dubbio. E niente, sì. E per questo poi ci arriviamo dopo, perché poi c'è anche tutto un discorso dietro che vorrei fare, però ci arriviamo dopo quando inizieremo a parlare sempre di più della gara. Ora Allora, esatto, andiamo con il nostro primo brano. andiamo col primo brano di oggi e abbiamo Mediterranea di Irama, che decide di non voler partire. È incredibile questa cosa. Ce l'abbiamo di qua. Anche l'ultimo fallò. Potrei dirti un'altra bugia. Potrei dirti qualcosa di me, ma non so niente di te, ma non fa niente anche se. In strada si parla di me, il resto lo tengo per te. Mi calma se questo rodeo, scusami, pensare al karma dai oh. Fa caldo e ti cala il pareo. E quando il sole chiede alla luna dove andrò, andrò dovunque andrai altrove no. Quando ti va di riprovare, fare lo vuoi fare dai che ci vuoi fare, me lo ricordo che ti va di giocare, male non fa male no, come fare gol, per amare non mi amare no, non ti chiamerò, per sperare puoi sperare oh, come un casino però, e quando il sole chiede alla luna dove andrò, andrò dovunque andrai altrove no, quando balli il tuo corpo si muove col mio, e questa notte sembra l'ultima, non ti che mi tenta, oh, da bocca a bocca la tua verità la so, chi tocca tocca non ti merita però, quando balli il tuo corpo si muove col mio, e questa notte sembra l'ultima, non ti voltare da qui le strade, sembrano il tetto del mondo è una musica. Mediterranea di Irama, hit molto molto estiva. Allora, torniamo a parlare di quello che è successo in questo primo weekend di gara 2020. Sì, e di cosa vogliamo parlare di questo lunghissimo weekend di gara? Beh, ah, ci sono tante cose da dire, ovviamente. Siamo partiti così, come fare un
un antipasto, ma incominciamo ad andare un po' più, ad entrare un po' più sul sodo. Quindi partiamo definitivamente, quindi entriamo nella gara. Nello specifico della gara, sì. Beh, di cosa vogliamo dire della gara? Vogliamo dire che è stata una gara all'inizio molto combattuta tra i giri veloci per la Mercedes, sì, e quindi una lotta tra la terza, la quarta e la quinta posizione, fino a arrivare più o meno verso la decima posizione tra i vari piloti, con una lotta iniziale tra Leclerc e Perez durante il primo giro. Si è arrivati quasi, cioè, si è arrivati a duellare nelle prime curve, se non so se ti ricordi. Sì, 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 sì. Che sono andati fuori entrambi, e poi vabbè, è stato Perez a superare, cioè a rimanere davanti a Leclerc, ma c'è stata comunque una monotonia nei primi giri della gara, perché c'era primo, scusate, Bottas, poi Hamilton, mi sembra da quello che ricordo c'era poi Albon e Verstappen, perché poi Verstappen ha superato Albon. Sì, esattamente. E poi per il resto le posizioni erano congelate all'inizio della gara, non ci sono stati sorpassi di rilievo. Però la prima cosa che è successa è stato il ritiro di Verstappen per un problema tecnico. Esatto, un problema elettrico, tra l'altro, sì, poi... Sì, e sì. Quindi alla fine la gara per il 60% l'hanno fatta le due Mercedes davanti a tutti, che battagliavano sui giri veloci, perché infatti Vanzini diceva stanno mantenendo un ritmo di qualifica. Ogni giro abbassavano il limite e era un ritmo di qualifica alla fine. Sì, sì. E beh, poi probabilmente anche per proprio una cosa che fanno spesso i piloti, magari per darsi a colpi di tempi. Anche perché era chiaro che comunque Hamilton voleva fare fuori subito Leclerc. Cioè, sì, Leclerc anche. Vabbè, a parte Leclerc che era già dietro, ma voleva far subito fuori Bottas in modo da poi dominare la gara, ma non c'è riuscito. No, assolutamente. Anche perché le Mercedes hanno avuto problemi. Hanno avuto problemi al cambio, al sensore del cambio. Sensori del cambio, a vari sensori, poi anche di temperatura, hanno avuto problemi proprio di temperatura. Gli ingegneri gli chiedevano di non passare sui cordoli, ma loro lo facevano lo stesso. Sì, sì, è proprio perché erano in modalità proprio da guerra, quindi... Diciamo che il... Fino al fatidico sono James. E si ritorna indietro di 4 anni. A quando James, che ricordiamo l'ingegnere strategico della Mercedes, sì. Che era intervenuto ad Abu Dhabi 2016 quando Hamilton e Rosberg si contendevano il mondiale, perché in quel momento Hamilton rallentava il gruppo per fare in modo che sorpassassero Rosberg. Però e lì intervenne James. Ci stiamo addentrando in un discorso differente dalla gara di ieri. Beh, qualche accenno storico ci sta sempre, dai. Giustamente. stavamo dicendo che la gara alla fine è stata, sì, è vero, noiosa per una buona parte, però diciamo che la parte più emozionante è avvenuta nell'ultima parte della gara. Esattamente. Con i vari ritiri dei piloti che hanno portato alla direzione di gara a far entrare la safety car, che ha scombussolato un po' tutti i piani. Perché ricordiamo che il bello è stato quello, secondo me. Che la Mercedes non è entrata a cambiare le gomme,
ha mantenuto le gomme dure, invece tutte le altre scuderie sono entrate a montare le medie. A mio parere hanno fatto la cosa giusta, perché poi la Mercedes ha avuto anche quest'anno problemi di gomme, di usura proprio delle Il gomme, blistering, il blistering, quello sì. che e quindi secondo me è stato un errore da parte della Mercedes, ma probabilmente non l'hanno fatto perché se l'avessero fatto avrebbero perso posizioni. Perché dopo le ripartenze della safety car, essendo tutti vicini, rischi che fermandoti perdi almeno 5 posizioni e non le recuperi più. Perché perdi 20 secondi soltanto tra cambio gomme e uscire dalla pit lane. Sì, infatti, sì, A meno tempo è che quello. ti metti a girare un secondo più veloce degli altri, ma ci metti lo stesso 20 giri a raggiungere il primo. Più o meno. Quindi, secondo me l'hanno fatto per quello. Sì, anche in quel caso comunque la strategia della Mercedes si è rivelata vincente da quel punto di vista, perché hanno comunque mantenuto le loro posizioni sempre. Sì, c'è stato però, parlando comunque vada delle scuderie piccole, una delusione da parte della Haas alla fine. Sì. Si è dimostrata una scuderia con tutto il weekend i problemi ai freni e in gara sono arrivati uno che aveva fatto un fuoripista, quindi è arrivato, penso, sia arrivato l'ultimo Grosjean. E Magnussen si è ritirato però sempre per un problema ai freni. Sì, non frenava più la macchina. Badamatti. Quindi, non hanno potuto fare niente. Sono usciti praticamente uno ultimo e l'altro uscito. Notte fonda anche per l'As. Che fa sempre parte della componentistica Ferrari, quindi insomma, Sì. c'è tanto da dire anche su quello. Non è tanto carina la situazione. Invece una domanda. Sì. Stroll, sai, Stroll ha in Sì. mano una macchina che è praticamente la Mercedes del 2018. Esatto. Secondo te è tanto fumo, fa tanto fumo e poco arrosto? Ho capito È tanto fumo e poco arrosto? ho capito la domanda. Io penso che sia stato comunque un episodio Fortunato. sì, circoscritto anche perché comunque le macchine sono forti. Le Racing Point sono Beh, forti, si è visto, e un problema tecnico di affidabilità alla prima gara del mondiale ci se può anche stare. già in gara ti becchi un'eternità dal tuo compagno di squadra che ha la tua stessa macchina e va più forte di te, questo significa che non è la macchina ad andare forte, è il pilota che non è capace di farla andare. Sicuramente ne avevo già parlato di Stroll in Sì, qualche però puntata. è una cosa ricorrente. Questo ha dimostrato che Naturalmente lui corre perché il padre è il proprietario sgancia in della mano i scuderia soldi e lo fa e lo correre. fa correre, certo, quindi Però secondo me non è un pilota da Formula 1, cioè non no, no, neanche puoi. secondo me. Non, cioè, arriva nono solo perché la macchina va forte. Cioè, no, scusate, non è arrivato nono. Scusate, avevo davanti la classifica delle Delle qualifiche. qualifiche. Si è ritirato. Sì, è E ritirato perché poi ha fatto davvero fumo. Quindi si è ritirato al 20° giro. sì, ha fatto davvero fumo. Ma a parte quello, siamo sempre da quel pelo, da quel fico, che è il talento, che a Stroll Che probabilmente. non l'ha dimostrato, che sono 2 anni che in 3 anni in Formula 1 non ha dimostrato ancora il suo proprio talento. E se ci fosse stato Con, a mio parere, su quella macchina, al posto di Stroll, avrebbe avuto risultati diversi, ieri. Però, Ocon? Ocon, sì. Sì, ma sicuramente, proprio a proposito di Ocon non rientra più
nei piani della Mercedes, ecco perché è andato alla Renault. Ah, ok. Sì, e quindi è stato un ritorno anche per Ocon in Formula 1, è stato assente l'anno scorso. È stata assente l'anno scorso e proprio per quello comunque come primo Gran Premio Si è portato a casa un onestissimo ottavo posto. sì, con una E macchina che vabbè vabbè, no, Ricciardo ha fatto una buona gara, cioè fino a che non si è ritirato ha fatto una buona gara. E si è ritirato al 17° giro per sul riscaldamento, e era dietro a Leclerc fino a che non si è ritirato. Sì, infatti stava dando fastidio a Leclerc, Poi si è poi ritirato e si è c'è stato ritirato. Sainz a dare fastidio a Leclerc, Esatto, futuro compagno di squadra. futuro compagno di squadra che però in quell'occasione ovviamente lui sta ancora correndo per la McLaren, quindi è ovvio che se ha davanti a Leclerc deve cercare in qualche modo di sorpassarlo, no? Questo mi sembra ovvio. Magari gli è arrivato un team radio con chi diceva non so passare Leclerc, perché sennò poi l'anno prossimo. No, secondo me gli è arrivato dalla McLaren il team radio opposto, ovvero Sorpassalo. il famoso push now, esatto. Eh sì, che spiega cos'è il push now. Che non abbiamo sentito questa domenica, almeno non mi sembra di averlo sentito. Cos'è il push now? Che magari i nostri ascoltatori non lo Il sanno. push now in Formula 1 è una figata. Perché è lì che inizia l'emozione, ovvero team radio push now, il pilota lì deve andare a martello, perché è arrivato il momento C'è il di... bottone magico da schiacciare. C'è il bottone magico da schiacciare, ma è arrivato il momento di darsi da fare e fare un bel sorpasso. E quindi la scuderia ti apre le porte per dire ok, è arrivato il momento, di spingere. Eh sì. Invece dell'incidente di Raikkonen? Incidenti di Raikkonen, secondo me, allora, sai benissimo cosa ti ho scritto domenica a riguardo, e ovviamente, Da mandare al macello anche la scuderia. no, io ti ho detto, prenota anche un colloquio in una miniera qualsiasi per tutti i meccanici che hanno montato la gomma a Raikkonen, perché è andata bene Si beccano anche una multa Si ai beccano una meccanici. multa come giusto che sia, ma è andato bene come episodio perché proprio in quel momento stava passando Vettel. Si sarebbe potuto verificare, non so in che modo, perché comunque adesso ce l'ha lo rispetto ad anni fa, quando era finita in testa la gomma a Massa. Però comunque si sarebbe potuto verificare un grave incidente da quel punto di vista, e sia per Vettel che stava passando in quel momento, che per i commissari di gara che sono a bordo pista, ma anche per lo stesso Raikkonen. E quindi insomma è andata molto Posso bene. correggerti? Non era una gomma, era la molla. Ma anche la gomma gli è finita Non è addosso. mai finita addosso a Massa La una gomma. gomma. Quando mai? Mi ricordavo la gomma. No, no, era la molla. La molla, vabbè. Però dovuto sempre al distacco di una gomma. Come No, no, sì. no, era la Brown GP di Barrichello che ha perso la molla dal posteriore. Ah, vabbè, ok. Scusate questa correzione, piccola correzione, giusto per non fare strafalcioni. No, ma ci sta, non ci si può ricordare tutto. È impossibile ricordare tutto, è successo anni fa, quindi. Però Ma sì, al di giustamente. là che sia una gomma o una molla, sei d'accordo È con me sempre che poteva pericoloso. verificarsi un episodio grave e insomma, non è il Beh, caso, ecco. è stato buono che la gomma è andata verso l'esterno e non verso l'interno della pista. Sì, no, ma ripeto. È andata bene, ecco, quindi insomma, i meccanici in quel caso sarebbero da strigliare per bene, ecco. Eh beh, sì.
Quindi c'è un problema anche di sicurezza in questo momento. Cioè, sicurezza nel fissare le gomme. Manca un O c'è stato. qualcosa che gli eviti di fare degli errori, ecco. Infatti, qua c'è scritto che alla fine gara l'Alfa Romeo è stata multata di 5.000 euro Sono pochi, però, per per il un episodio fissaggio del genere. della gomma anteriore di Raikkonen. Che poi ha fatto entrare quello che è stata la safety car decisiva. Per Sì, quell'episodio lì sì. Perché nella safety car precedente, dopo l'incidente di Magnussen, è stata la safety car dove tutti sono rientrati ai box a cambiare gomme, tranne la Mercedes. Sì, per lo stesso motivo che abbiamo detto prima. Bene, allora andiamo col prossimo brano e poi torniamo qui perché abbiamo ancora tanto da dire sulla gara di ieri. Che è finito il mio tempo, passi svelti come nel flamenco, un'altra notte che sbatte sul tetto, allo stesso suono dei miei tacchi sul pavimento, passo i capelli tra le dita, li leggo con la matita, giornata finita, batteria all'1%, dopo lo sento, e sulla strada di casa c'è il sole di Rio de Janeiro, chissà se è sempre stato lì o sono io che non c'ero. Io sono a casa, tu dimmi quando parti. House party. Fare tardi senza fare niente. Questa è la migliore di tutte le feste. Se porto me, tu porti te. Abbiamo tutto quello che ci serve. Fino all'alba come a Capodanno. Gli ultimi arrivati che non se ne vanno. A parlare sulle scale. Fa un po' bene, fa un po' male. Se dici ciao e poi non parti. Ti dico ciao e poi non parti. Lo so già che non riesco a decidere se mi piace la calma o il disordine. La mattina che sbatte sul tetto illumina il casino che c'è in questo appartamento. Oggi salto la dieta, non mi sembra un problema. La solita scema, lascio il telefono spento. Sento, e nel cortile di casa i colori di Rio de Janeiro. E sono sempre stati lì, ma io non li vedevo. Io sono a casa, tu dimmi quando parti. House party. Fare tardi senza fare niente. Questa è la migliore di tutte le feste. Se porto me, tu porti te. Abbiamo tutto quello che ci serve. Sotto il letto, non c'è abbastanza tempo. Mi dici ciao e poi non parti. Se porto me, tu porti te. Abbiamo tutto quello che ci serve. Questa era House Party di Annalisa, anche questa new hit e chissà se mai diventerà un tormentone dell'estate. Bene, allora torniamo a parlare della gara e ritorniamo dove siamo rimasti. Diciamo che siamo arrivati all'ultima parte della gara e Esattamente. siamo arrivati a parlare dell'ingresso della safety car che è decisiva.
quella che avevi mescolato le carte poi nel finale. Inaspettatamente, tra l'altro. C'è da dire. Sì, scusate un secondo. Dicevo, scusa, puoi andare avanti un attimo tu? Sì, allora, quindi entra questa safety car e inaspettatamente, come ho detto prima, si rimescolano le carte a un certo punto della gara. Perché, insomma, è stata proprio una cosa, come ho detto prima, mi dispiace ripetermi, però è così, alla fine, inaspettata, perché, insomma, abbiamo visto, innanzitutto, come si dice, quello che è avvenuto tra Hamilton e Albon. Albon, ecco, ecco, esatto. Sono tornato Albon, io non so perché, ma come pilota me lo dimentico sempre. Sì, no, stavano dicendo dell'ingresso della safety car e dell'incidente di Albon con Hamilton. Con Hamilton, sì. E finalmente giustizia è stata fatta anche per la Mercedes. Giustamente, perché si è preso la penalità che si meritava. La penalità di 5 secondi, proprio perché ha chiuso e si è proprio visto che è stato fatto volutamente, ha chiuso in malo modo Albon, se no probabilmente Albon avrebbe comunque sorpassato Hamilton. Poi bisogna vedere se... Perché si dice che Hamilton, quando stava facendo la curva, ha dato gas e quindi la macchina, invece di chiudere la curva, è andata ad allargare e quindi è andato contro Albon. Sì, esattamente. Citazione precisa. Invece di chiudere la curva stretta, siccome aveva le gomme più fredde di Albon, avendo Albon le gomme più performanti, che hanno le gomme soft, dando gas, essendo fredde, la macchina non ha chiuso la curva, è andata allargando e quindi è successo patatrac. E quindi questo ha portato poi alla direzione gara a infliggere 5 secondi di penalità a Hamilton. Esatto. Ma nel frattempo Leclerc, che era dietro Sainz, ha sorpassato Sainz e poi due giri dopo è andato a sorpassare anche Perez. Esattamente. Con un grasso al passo. Ricordiamo che Leclerc è partito settimo. Nel frattempo Vettel però ha fatto quello che non avrebbe dovuto fare. si è girato proprio mentre... Qualche giro prima era successo, sì, però. È successo qualche giro prima, però si è girato come si è girato l'anno scorso. Come sempre. Volte, come sempre. Quindi, sotto pressione Vettel è tornato a girarsi. Io ho letto una cosa che fa anche ridere stamattina, ovvero che lui sembra che abbia detto, poi la veridicità al 100% di questo non la so, però sembra detto che sia stato contento di essersi girato solo una volta. Cioè, praticamente vuol dire che lui voleva girarsi. Contento di essersi girato solo una volta. Il significato vuol dire questo. Significato vuol dire questo. Per questo non so alla fine quanto sia vero questo. Se è vero che l'ha detto o meno. Però mi è capitata tra le mani questa frase, questa affermazione. E insomma, sarebbe... senza parole veramente. E Hamilton ha provato di tutto per recuperare 5 secondi, ma era praticamente impossibile, aveva soltanto 2 secondi di vantaggio su Leclerc. E ricordiamo che all'ultimo giro Norris gli ha soffiato il podio per un decimo, segnando il giro più veloce della gara. Infatti la cosa ancora inaspettata è stata proprio la McLaren sul podio, che non si vedeva da degli anni. Beh no, anni non è vero. Anni non proprio è vero, perché è salita sul podio in Brasile l'anno scorso. Ah no, è vero, sì. Terzo con... non mi ricordo chi, perdonatemi. Sì, però forse Norris. In un intero mondiale... Quell'occasione lì, se non ricordo male, è stata l'unica.
ma non si arriva sul podio da chissà quanti anni. Forse l'ultima volta è stata nel 2014 che si era salito sul podio. E niente, poi come abbiamo detto c'è stato il giro più veloce di Norris che ha permesso a Norris di sorpassare Hamilton e Hamilton ha praticamente chiuso il weekend fuori dal podio, facendosi battere da una macchina meno performante della Mercedes. Ora possiamo andare con il nostro prossimo brano. Esatto, andiamo col prossimo brano, anche questo, New Hit, e poi torniamo qui perché c'è una bella novità. Se non ti richiamo, mi dici ti amo e non è il caso. Non sei a livello, baby, è chiaro. Faccio solo quattro pass con una tipa Guinness Trust, casa pura senza pass. Rinda capa quattro pass, allora verrà si pazz. Mami si bella, mi voto se buona che capa da schifo. O se sono nata caduto, non mai c'è mai misa camisa. Pensa a te, che a me non manca niente di quello che hai. Mi basto da sola e no, non è un cliché. Una come me tu non l'hai vista mai. Vista mai. Manita indiena gava post. Manita indiena gava post. Bicho ma chiama sulle no. Bicho ma chiama sulle no. Ringe la casa che non tuoi. Ringe la casa che non tuoi. O sai che a casa mi inserò. O sai che a casa mi a casa tengo te cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi. Perché se sape che cosa è più bella che Putin mi fa. Se fanno offline, io sto volando in coppa una Yamaha. Tu sei Luana, na tu chiama mai. Scusa si dica, metta capa a posto, ma in fondo sta bimba non succede mai. Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada. Non voglio diamanti, viaggi né borse di Prada. Se mi incontri in giro e sono sul mio fuori strada, tu non mi guardare in faccia, figlio di... Non mi dice perché, vieni con me, te ne fui rame oppure con me. Levati, tacca che non so per te, vattene a casa che insieme per te. Si è capitato con i co deputa, gira pensiero con ghiaccio e sambuca. Fuma una poca caro per sapere se sono uno scemo oppure uno i co deputa. Manita indiena, gava post. Manita indiena, gava post. Piccio ma chiama sulle no. Piccio ma chiama sulle no. Ringe la casa che non tuoi. Ringe la casa che non tuoi. O sai che a casa mi inserò. O sai che a casa. New Hit, questa canzone è uscita venerdì e l'abbiamo ascoltata forse per primi, così in streaming, Anna Tatangelo con Joliet, questa era Guapo, nuova hit. E adesso, come ho detto prima, è arrivato il momento che caratterizzerà tutte le puntate di Commenti in Griglia, perché il buon ingegner Riccardo Passoni ci farà e ci delizierà con le sue pagelle. Allora, partiamo con il pilota vincitore del Gran Premio, Bottas, voto 8,5. Conferma la superiorità dimostrata durante le prove. Tu che voto gli avresti dato? Io gli avrei dato anche un 9 a Bottas, perché comunque, a parte tutto, ha fatto una gran gara e ovviamente, sottolineiamolo perché comunque è giusto, supportato da una gran macchina. Poi, io gli avrei dato 9. Leclerc, voto 9. Anche con un catorcio riesce a portare a casa un podio insperato. Sorpassi incredibili. Chapeau. Te? Beh, secondo me ti sei un po' limitato. Gli avrei dato un punto in più. 10? Sì, proprio perché ha ottenuto quel risultato solamente grazie alle sue doti e non
per niente grazie alla Ferrari. Quindi questo secondo me è un punto in più da sottolineare, quindi per questo 10. Hamilton, voto 6. Gara perfetta fin dall'inizio, si è rovinato la gara da solo a discapito del povero Albon, troppa foga. Voto? Tu gli hai dato, aspetta che... 6, ok? E io gli avrei dato, guarda, un 5,5, perché più che troppa foga, un po' troppa, come si dice, qual è il termine, adesso mi sfugge, si usa sempre. Più che troppa foga, troppa arroganza, ecco, troppa arroganza, che finalmente è stata messa a cuccia, quindi un 5,5 a Hamilton. Vettel voto 4, gara in salita fin dalle qualifiche, in gara non si riscatta e rimane nell'ombra del suo compagno di squadra, vorremmo vedere di più da un 4 volte campione del mondo, incommentabile il contatto che ha portato al testa coda. Voto? Allora, a Vettel, cosa gli possiamo dare a Vettel? Guarda, a Vettel, sì dai, ti seguo, un 4 e nella speranza che comunque la prossima gara, come hai detto tu, dimostri di essere un campione del mondo. Verstappen, voto 6,5. Bella gara rovinata solo dal problema tecnico che l'ha costretto al ritiro. Voto? Verstappen, tu gli hai dato? 6,5. Sì, dai, un 6. Albon, voto 7. Dopo il ritiro del suo compagno di squadra si ritrova sul podio e non fa rimpiangere il ritiro. Gara rovinata dalla foga di Hamilton. Anche lui ritirato per un problema tecnico. Voto? A chi, scusami che mi sono distratto? Ad Albon. Io ho dato 7. Tu hai dato 7. Ma sì, dai, ci sta un 7 ad Albon. Purtroppo è stato penalizzato dall'episodio con Norris, voto 7,5. Dimostra la crescita della McLaren con un giro veloce all'ultimo giro. Strappa il podio a Hamilton in precedenza penalizzato. Voto? Io gli darei anche un 8,5 a Norris. Poi, Haas. Quindi compreso sia sia Grosjean che Magnussen. Problemi ai freni per tutto il weekend. In gara colleziona un ritiro e un fuori pista. Voto? Allora, secondo me, non lo so, non so che voti dare a loro due, perché comunque hanno avuto dei problemi. No, io ho messo solo che... voto perché alla fine tutti e due hanno avuto gli stessi problemi. Sì, però non sono problemi che dipendono da loro, ecco. Quindi non saprei neanche che voto dargli. Stroll, voto 5. Anche con la super racing point non impressiona. Prende un'eternità dal compagno di squadra. A fine gara si ritira. Voto? Poi non è fine gara, scusatemi, è al 20° giro. 20° giro, sei stato troppo buono, secondo me. Io a Stroll gli darei addirittura un 2. No, non è... Perez, voto 7,5. A differenza del suo compagno di squadra, dimostra la crescita del team. Buona prestazione, chiude 6°. Voto? Non lo so, mi astengo. Giovinazzi, voto 6. È evidente l'inferiorità dell'Alfa Romeo, ma riesce a rimontare a chiudere 9° sorpassando Vettel. Voto? Ti seguo anche in questo, perché comunque secondo me Giovinazzi ha tanto da poter far vedere, ma la macchina non glielo permette. Raikkonen, voto 5,5. Non ha colpe nel suo ritiro, ma non ha lo stesso figurato. Voto? Non ha figurato, però io dai un 6 glielo darei a Raikkonen comunque. Gasly, voto 7. Settimo nonostante i problemi dell'Alfa Tauri. Voto? Gli diamo un 6. Ok, Ocon, voto 6. Bentornato in Formula 1. Difficoltà all'inizio,
ma poi riesce a trovare un buon passo. Abbiamo parlato prima di Ocon. Di Ocon, sì, io gli darei un 7 ad Ocon, proprio perché comunque, nonostante è da tanto che non correva, il suo ritorno in Formula 1 comunque è apprezzato, perché ha dimostrato di essere un gran pilota. Un voto 7. Latifi, voto 6. Chiude la gara all'ultimo posto e doppiato, ma ha bisogno di fare esperienza. Voto? Ma guarda, proprio perché è un pilota nuovo che non conosco, e ho seguito poco comunque durante la gara, però un 6, proprio perché è l'inizio, dai. Ricciardo, voto 6. Resta dietro a Leclerc per la prima parte di gara, ma viene fatto ritirare preventivamente. Voto? Che voto gli diamo a Ricciardo? Ma sì, gli do anche un 6, dai. Kvyat, voto 6. Si ritira per un'esplosione della gomma mentre in lotta con Vettel. Peccato. Voto? Cosa dire di Kvyat? Un 6 e mezzo gli diamo, dai. Sainz, voto 6 e mezzo. Chiude quinto. Prova a dar fastidio a Leclerc, ma senza successo. Voto? Tu gli hai dato 6 e mezzo? Sì. Io gli darei un 5 e mezzo, perché poteva usare di più. Ora, questa è stat- sono le pagelle che ho dato io ai vari piloti. Quindi sono opinioni personali. Ok. E siamo in alcuni casi siamo un po' discordanti, forse... su alcuni voti, magari mezzo voto in più o un voto in più o un voto in meno, sono un po' discordanti, però è questo il bello di essere due appassionati. Sì, infatti, vabbè, su alcune cose sì, ovvio, abbiamo opinioni diverse, però, sarebbe bello. Tu adesso non so se hai sotto mano le pagelle di quelle ufficiali, diciamo, quelle di giornalisti. Sì, in realtà sì. Ok. Ho sotto mano quelli di quotidiano.net. Ok. Andiamo un po', magari un po' più... Qualche lega? Sì, un po' più veloci senza entrare nel dettaglio, però giusto per allora, vedere quanto è discordante noi Leclerc, che siamo appassionati, loro che sono giornalisti. Vediamo. Leclerc, voto 10. Io, ricordiamo, ho dato 9. Io gli ho dato 10, però. Voto... Norris 9, io gli avevo dato, mi sembra, 7 e mezzo. Sì. Bottas 8, io gli ho dato 8 e mezzo. Giovinazzi 7, io gli ho dato 6. Sainz 6, io gli ho dato 6 e mezzo. Sì. Sì. Binotto, guarda, qua è andato il voto anche a Binotto. A Binotto, ok. Sufficienza, la leggo, sufficienza di stima, la macchina è davvero modesta. Il risultato è figlio anche della fortuna. È tutto grasso che cola per un capo in difficoltà. Ma non sono tanto d'accordo, non so te, però. Hamilton, voto 5. Io gli avevo dato 6. Ok. Vettel, voto 5. Io gli avevo dato 6. No, gli avevo dato 4, scusa. Ma gli hai dato meno che 6. Grosjean, voto 3. Io ho dato un voto generale. Sì. Verstappen non gli hanno dato voto. Ah. NG. Beh, sì, non risultano altri voti di altri piloti, però questi che sono i più importanti li hanno dati un po' differenti rispetto a quelli che gli abbiamo dato noi. Sì, no, però è anche interessante capire, no? Sì. Le differenze di voti. Hanno dato 10 a Leclerc come gli avresti dato te. Come gli avrei dato io, esatto. Beh, sì, dai. E adesso la storia di Sainz, no? Che sì. Del voto che gli ho dato, no? Che ho detto poteva usare di più. È ovvio che chi ci segue anche da prima, cioè sei ferrarista e poi dai un voto così alto, diceva poteva usare di più contro la Ferrari, perché sarà un futuro pilota Ferrari, quindi interessante vederlo già adesso per dimostrare il suo carattere, esatto. il suo talento, sì, per poi
anche preparare non solo i tifosi, ma anche la Ferrari stessa che lo sta guardando, dimostrare di aver fatto la scelta giusta. Sì. Quello era il motivo, ecco. Guarda, qua io ho vicino a me un commento di Rosberg su Vettel. Su Vettel. Commette errori in continuazione. Beh, la verità. E la verità, sarebbe interessante capire. Chiamiamo Rosberg e chiediamo opinione. Beh, chiama un attimo Nico, dai. Prova a fargli uno squillo, vedi se ti risponde. E buon Nico, siamo amici noi, no? Ecco, vi leggo un piccolo estratto di quello che ha detto Rosberg su Vettel. Sì. Rosberg ha commesso... Vettel, sì, mi senti? C'è qualcosa in sottofondo? Mi senti? No. No, ok, non lo sentivo no. Io, bene. Scusatemi. Sebastian ha commesso un errore di valutazione, ne commette in continuazione ormai. In generale vedo Leclerc che è riuscito a portare la Ferrari al secondo posto, mentre Vettel fa fatica ad andare oltre il sesto posto come possibile obiettivo. È chiaro che... sia abbastanza duro contro Vettel. Sì, ma sarebbe... Ma è la realtà. È la realtà, ma sarebbe interessante e aiuterebbe anche un po' a capire perché c'è questo livello. È poco lucido, non ragiona. In alcuni si è dimostrato ieri, si è buttato dentro come se non ci fosse un domani nel sorpasso. E praticamente è andato in testa a coda, ma non è la prima volta, l'abbiamo detto prima. Tutte le volte che deve lottare con qualcuno si gira e c'è poco da dire, cioè i fatti parlano chiaro. Sì, riesce a lottare sotto pressione, non riesce a gareggiare sotto pressione. Sì, il problema è quello, ma secondo me di fondo c'è un altro problema che noi non sappiamo e penso non sapremo mai. Magari secondo non me vuole rovinare la stagione alla Ferrari. Ma allora vuoi dire che fino adesso ha lavorato per... Ma non credo, eh. Però si dice che Vettel potrebbe andare in Mercedes, l'abbiamo detto il venerdì. Ma noi l'abbiamo predetto anche prima di venerdì, in realtà avevamo predetto anche di Bottas e Renault. Sì, di Bottas e Renault. Però in Renault si vocifera che potrebbe andare Alonso, tornare Alonso in Renault. Beh, diciamo che non credo che la Renault, secondo me, a mio parere, lo voglia, perché comunque lui si è sempre lamentato dei motori Renault, anche in maniera Alonso. Questo non lo sapevo. E quando era McLaren, io mi ricordo McLaren ha avuto... che si lamentava dei motori Honda, non dei motori Renault. Anche del motore Renault, a un certo punto della stagione ha incominciato a lamentarsi pure del motore Renault in team radio e ovviamente nello stesso modo come faceva con la Honda, però comunque sì, però vabbè, ricordiamo i famosi team radio di Alonso sui motori Honda. Sì. GP2 engine. Beh, alla fine dei conti anche oggi siamo arrivati più o meno alla fine della nostra... Sì, siamo in conclusione, siamo addirittura d'arrivo. Siamo arrivati alla conclusione. Secondo te cosa ci possiamo aspettare dalla gara di settimana prossima? Non lo so più. Nel senso che, vabbè, è ovvio che vado sempre lì, ovvero voglio vedere due schegge rosse già dalle prove libere. Siccome l'abbiamo fatto settimana scorsa, ma lo voglio fare anche questa settimana, quali saranno le posizioni in griglia, secondo te? Chi partirà in pole? E dove la vedi la Ferrari? Allora, in pole io ci metterei Bottas, sì. Dietro Hamilton.
dietro Verstappen. Hamilton, sì, o Verstappen o addirittura Un Sainz o un Norris. Norris magari. Però mi aspetterei Leclerc almeno in E la terza, domanda da dai. un milione di euro, Vettel? Vettel, non lo so, spero di Fuori vederlo anche dalla Q3? almeno. No, no, dai, sono fuori dalla Q3, no, ancora, però spero almeno di vederlo in quinta. Dai. Quinta fila, quindi sempre in decima posizione. Oh, No, no, decima posizione. in quinta posizione. Ah, ho capito, quindi si parlava di fila, però va bene, ok. Anch'io più o meno la vedo allo stesso modo, però io vedo terzo Verstappen. Ok. Leclerc lo vedo ancora tra la sesta e la settima posizione, quindi seconda o terza fila. Quindi sei meno ottimista proprio perché non credi che la Non Ferrari sa, riesca. allora bisogna vedere se la Ferrari porta i pezzi nuovi. Se porta i pezzi nuovi, posso provare ad essere un po' più ottimista. Se non succede niente, si torna ad essere come questa settimana. Sì, quindi tu non credi che la Ferrari ce la possa fare. No, Va bene, invece no. io ci spero La e ci credo, Ferrari dai. perde tantissimo nel primo settore dove è tutta velocità. Infatti non ha velocità, quindi c'è poco da Se fare. perdi già mezzo, 4 decimi nel primo settore, poi è ovvio che va vicino al secondo il distacco. Ma ripeto, io ci credo e ci spero che invece riescano a portare queste modifiche già da domenica, anzi già da Speriamo. domenica, già da prima di domenica, ovviamente già da venerdì devono averle. Vedremo tutto durante venerdì, durante le prime prove libere. Che tu vedrai e io no, ovviamente, come al solito. Beh, E tu le seguirai poi. sui siti. Sì, io le seguirò sul sito nella speranza di trovare più informazioni rispetto all'altra volta. Va bene. Ora siamo in chiusura. Sì, siamo in chiusura. Andiamo con l'ultimo brano di oggi Dobbiamo lasciare i che hai scelto tu. nostri. Lasciamo i nostri social. Allora, Il mio è Riccardo Passoni. il mio è DJ Tony Official e poi quello di Radio Music è Radio Music Insta. Ok, allora ricordiamo la programmazione giovedì alle 7:30 per la puntata di Un mondo di musica dedicata a Vasco Rossi e venerdì per una nuova puntata di quelli della Formula 1. Dedicata a Mica macchina. o alle prove libere. Entrambi. Poi vediamo venerdì cosa fare. Però, Bene. sì, la puntata finisce qui e andiamo con l'ultimo brano che vuoi dire tu qual è? Non mi ricordo mai il nome, il titolo. Allora, l'ultimo brano di oggi è Bugo e Morgan. Il titolo è Sincero. Dov'è Bugo? Ce l'abbiamo già in sottofondo. Buona serata a tutti. Ci Salve, vediamo. ciao a tutti, grazie. Ci vediamo giovedì. Ciao a tutti. Buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine, le circostanze, bevi se vuoi ma fallo responsabilmente, rimetti in ordine tutte le cose, lavati i denti e non provare invidia, non lamentarti che c'è sempre peggio, ricorda che devi fare bene. Solo io, e mica lo sapevo. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Vestirmi male, andare sempre in crisi, e invece faccio sorrisi ad ogni scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più. Piace più. Scegli il vestito.
ti piace più. Di non ti piace più. Abbassa la testa, lavora duro, paga le tasse, buono buono. Mangia bio nei piatti in piombo, vivi al paese col passaporto. Ascolta la musica dei cantatori, fatti un tattoo, esprimi opinioni. E anche se affoghi rispondi sempre tutto alla grande. Però di te mi importa veramente, al di là di queste stupide ambizioni. Il tuo colore preferito è il verde. Saremo vecchi indubbiamente, ma forse meno soli. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Essere alcolizzato, spaccare i camerini, e invece batto il 5 come uno scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu. Sono sincero, me l'hai chiesto tu. Ma non ti piace più. Non ti piace più.